fine 2018 la tua vita è cambiata. Ti ritiri in un silenzio che dura quasi 2 anni e adesso sei tornato con il tuo nuovo album La Geografia del Buio. Che cosa intendi per geografia del buio? Faccio prima una premessa. Quando si parla di silenzio, si pensa a un silenzio metaforico. In realtà è un silenzio reale. Io per tanti mesi proprio non riuscivo ad emettere suono, la parola non usciva. E per una persona che insomma ha imparato ad esprimersi proprio con il suono è stato un momento tanto avvolgente, no? In senso però quasi claustrofobico. Quando io parlo della geografia del buio, parlo della possibilità di trovare un orientamento nel buio. Questo è un disco che non vuole avere la presunzione di insegnarti come trovare la luce. Anzi, quella credo sia proprio una falsa credenza del dolore. Questo è un disco che vuole insegnare, in qualche modo, suggerire meglio, come convivere con il buio. Come mai dici che questo album nasce da una promessa? Quando qualcuno vive un dolore enorme, no? Io lo chiamo lo strappo della vita. Quando tu affronti questo momento qua, tendenzialmente il dolore ti isola, ti porta lontano da tutto quello che conoscevi, da tutti quelli che conoscevi. E io ho avuto la fortuna che ci fosse una persona, e una ne bastava, per suggerirmi una strada per trovare l'orientamento in quel buio, no? E parte da una promessa perché questa persona adesso è dall'altra parte del mondo, quindi non fa più parte della mia quotidianità, fa parte della mia vita però. E questa persona la sera prima di andarsene mi ha confidato la storia del suo buio e mi ha detto: io ho avuto la fortuna di poterla condividere solo con te, di poter suggerire la strada che io ho fatto solo a te. Tu sei un creativo, hai una tua visione creativa del mondo e con la tua musica puoi farlo con tante più persone, promettimi che lo farai con questo disco. E io in quel momento lo promisi, quando ancora però non avevo appena ricominciato a parlare, quindi sicuramente il canto era una cosa lontanissima. Dopo 2 anni e mezzo sono riuscito a mantenere questa promessa, che è un piccolo disco di 10 canzoni. Diciamo che questo disco è anche un po' un invito alla condivisione del dolore, che non va più vissuto come un tabù, ma una cosa di cui parlare. La lezione che questo ragazzo mi ha insegnato è una lezione piena di gentilezza, di prendere il proprio dolore, accettarlo, condividerlo con gli altri, no? Sai, un errore che si fa molto spesso quando si parla di dolore è pensare che esista una sorta di classifica, dolore più grande, poi il dolore meno grande. In realtà quando si parla di dolore non esiste classifica, esistono tante storie diverse, anche tu avrai una storia di un tuo dolore, di un tuo buio, che ovviamente è completamente diversa dalla mia. Ecco, se questi due dolori li confrontiamo, vediamo che sono due storie diverse, ma parlano la stessa lingua. E poter raccontare tramite la mia musica la forza propulsiva della condivisione del dolore per me è una cosa enorme. Che ruolo ha avuto per te il percorso psicologico? Che terapia hai affrontato? Guarda, ha un ruolo enorme. Il dolore è una malattia, sono reazioni chimiche dentro il nostro corpo. C'è una facilità assoluta a capire come prendersi cura del proprio corpo, no? Allora sono un po' fuori forma, vado in palestra, metto a dieta. Con la mente questa cosa non si fa. E con la mente bisogna metterla in forma, bisogna mantenerla in forma. Nel mio caso, guarda, io ho avuto la fortuna di scoprire una terapia che per me è stata la salvezza, che è l'MDR, che è un trattamento d'eccellenza, no, per tutte le tipologie di traumi. Io desensibilizzi questo evento traumatico e lo reintegri come tutti gli altri ricordi. È lì che quando io ti dico il dolore trova uno spazio, perché effettivamente lo reinserisci nella libreria delle tue emozioni, no?